Lorenzo va in conquista altri 3 punti sul non facile campo di Ardea rispettando il pronostico della vigilia. Non è stato un incontro facile, nella ripresa sono stati decisivi cambi che hanno spaccato l'inerzia del match. Amaranto con il lutto al braccio per Giorgio Perugia, Mariotti lascia in panchina Biondi e rilancia Marchetti in difesa, per il resto la squadra che ha battuto il Trestina. Sul campo romano, davanti allo sguardo attento di Sandro Tovaglieri, la spinta di 200 tifosi si fa sentire e Arezzo parte nella maniera migliore, piazzando un terribile 1-2. Infatti il vantaggio matura dopo 120 secondi. Dalla destra è Mastino che disegna una parabola invitante. Lo stacco di Sparacello è autorevole e l'attaccante si mostra puntuale con il gol in una dinamica simile a quella vista 7 giorni prima. 1-0 per gli Amaranto. Sulle ali dell'entusiasmo l'Arezzo trova subito il raddoppio. Non passano 70 secondi che c'è un contatto in area ai danni di Foggia. Il tocco di Panini è irregolare e il direttore di gara non ha esitazione ad indicare il dischetto. È lo stesso Foggia che si incarica della esecuzione. Portiere avversario spiazzato e Arezzo con il doppio vantaggio. Primo gol stagionale in campionato per Ciro Foggia. La partita cambia il copione, l'Arezzo allenta i ritmi nonostante l'invito di Mariotti a non arretrare l'azione. Questo dà l'opportunità ai padroni di casa di crederci. La squadra romana al 17° crea una buona opportunità con Schiavella. Non ci sono spazi utili soprattutto per Aliperta, che è la fonte del gioco dell'Arezzo. Tuttavia alla mezz'ora la palla buona capita a Sicurella, imbeccato da Strambelli, ma la conclusione è murata. Luni Pomezia tuttavia non molla e al 41° costruisce un grande pericolo. In area la girata di Suffer fa venire un brivido ai tifosi in tribuna, ma Colombo è bravissimo ad opporsi con un grande intervento. Non cambia lo spartito del match e si va a riposo sul doppio vantaggio per gli Amaranto. Nessun cambio alla ripresa delle ostilità. L'Arezzo deve cercare il colpo del KO, ma non riesce a costruire una manovra fluida. Anzi, la situazione si complica al 63° quando Luni Pomezia torna in partita grazie ad un calcio di rigore concesso dopo questo contrasto tra Mastino e Tozzi. Dagli 11 metri Delgado fa vedere che è uno che ha giocato ad altre latitudini. Serve una scossa. Dopo 3 minuti Sparacello potrebbe finalizzare meglio un contropiede, ma Siani non si fa irretire. Poi scocca l'ora di Cutolo, che rileva proprio Sparacello. Poco dopo Mariotti gioca anche la carta di Ramon Muzzi per Foggia. L'Arezzo cerca il colpo definitivo con Strambelli, che poteva lavorare meglio questa ripartenza. Poi, poco dopo la mezz'ora, arriva la rete che chiude i giochi. Cutolo da sinistra pennella un pallone che Muzzi spinge in rete con una deviazione aerea precisa e tempestiva. La partita non ha più storia. La coppia Cutolo-Muzzi in altre 2 occasioni va vicina al gol, ma alla fine il triplice fischio chiude una partita che aveva un solo spartito. Per l'Arezzo vittoria e punteggio pieno. C'è qualcosa da limare, ma per ora va bene così.